E alla fine, è finita come immaginavo. Inghilterra quart. Quando ho messo la bandiera, oh! Sulle sconfitte, no, comunque già prevedevo che questa Inghilterra non poteva combinare nulla, c'è poco da fare. Poi è una squadra che puntava, diciamo, a vincere il mondiale. Non ci si poteva sicuramente aspettare che arrivasse terzo. Poi il Belgio tecnicamente superiore all'Inghilterra, ha fatto una buona partita, ha dominato il primo tempo praticamente, ancora poco facevano pure tre gol il Belgio. Inghilterra che senza un Kane in forma, senza un Kane che si muove in campo e che si faccia vedere, poco e niente alla fine, poco e niente. Sterling deludente, tutti un po' deludenti alla fine. Quindi questo Belgio ha meritato il terzo posto, complimenti al Belgio, terzo posto, Inghilterra quarta, un crollo proprio totale, 2-0, comunque partita non tanto spettacolare alla fine, diciamo che una finalina che sembrava quasi, che ne so, boh. Forse, non so se è stata più o meno analoga a quella del girone, di Belgio-Inghilterra che si è giocata nel girone. Inghilterra neanche un gol ha fatto, ha rischiato con Dyer di fare un gol, però per il resto poca roba, veramente poca roba. Mi piace per l'Inghilterra perché, solo perché parecchi anni che non vince un mondiale, al terzo posto non ci arriva mai, quando ha perso alle semifinali. Per il resto nient'altro da aggiungere. Il Belgio un Hazard a dir poco fantastico, De Bruyne non sempre continuo, però quando si dà da fare si fa vedere, veloce, insomma. Lukaku è stato un po' sfigato, Lukaku nelle ultime due o tre partite non è riuscito a incidere come voleva, anche avendo la palla non riusciva a saltare l'uomo come voleva, insomma non gli è andato tutto bene come voleva lui alla fine. Quindi però alla fine un Kane capocannoniere, ma per modo di dire che alla fine tre rigori mi sembra che abbia fatto, che abbia segnato, quindi capocannoniere per carità, però le ultime due o tre partite ha combinato veramente poco. Non capisco Southgate come cazzo si pronuncia, perché non punta su Vardy, non lo mette mai, cioè lo mette sempre agli ultimi 10 minuti. E anche Rashford, ci punta poco su Rashford, cioè poteva quantomeno Dele Alli lasciato in panchina, l'ha messo poi dopo, a posto di Loftus-Cheek, che ci sta, però cacchio. Dele Alli è l'unico buono che ti fa gioco, non so perché, non so, Southgate ha fatto delle scelte un po' particolari, insomma, come se fosse un amichevole, non so, qualcosa del genere. Comunque, in ogni caso il Belgio ha meritato di arrivare terzo tranquillamente. E Inghilterra purtroppo ha avuto i suoi limiti. E noi ci vediamo domani. Iscrivetevi al canale, ragazzi, ne manca una ventina per arrivare a 2000 iscritti. Non manca neanche, ecco, è arrivato il buio. Non manca neanche tanto, ragazzi. Ci vediamo domani con il gran finale, finalissima, che si svolgerà durante il mio compleanno, tra l'altro. Ci vediamo domani e buona serata, a presto, mi raccomando ragazzi. Datemi bene, iscrivetevi, dai, in tanti, vorrei arrivare a 2000, dai, ci siamo quasi, ciao!